Buonasera, buonasera a tutti voi. In primo piano oggi l'intervento del Presidente della Repubblica Silvio Berlusconi che annuncia la sua morte. Confessa il vicino di casa Pino. Il centrodestra replica, c'è troppo lavoro, aumenta il rischio frane. Referendum per abrogare la chiesa Bagnasco, ferito da un cassonetto. Maroni in carcere con l'accusa di omicidio di Obama, una tendenza che cresce anche in Italia. Berlusconi, Bersani, feriti a colpi di cuno in fin di vita. Il Nobel per la Cina, Berlusconi Junior, accusa, voleva uccidere l'ex ministro Alfano. Dylan Dog inchioda per evitare l'autovelox e si strappa gli occhi, una voce mi diceva di farlo, ha detto l'uomo. Si combatte ancora a Sirte, città natale di Gheddafi, 100.000 persone in fuga, una settimana di note e allegria, musica e non solo, denuncia la Croce Rossa. Si combatte ancora a Sirte, la città sta morendo. La cronaca, gli abitanti di un quartiere mettono il filo spinato per proteggersi da Antonella Clerici, che voleva 20 euro, per questo è stata uccisa a coltellata a Milano. Incrocia l'inquilino del quarto piano che sta rientrando con un pino, l'ha aggredita con un pisello. Dopo aver portato il pino in casa è andato in Cina sotto l'effetto della droga. Riflettori puntati sul regno di Dio. L'autovelox si è strappato gli occhi durante la messa. Benedetto XVI me lo ha ordinato, ha detto. Nel Vangelo si legge che il momento è violentissimo. E siamo alla politica italiana. Gli angeli esistono, lo ha detto Berlusconi, ma si dividono nel chiedere le dimissioni del governo. Incontri segreti con il sex in colonnello Gheddafi. È un segnale forte, ha sostenuto Maroni. A difesa dell'Italia Repubblica Democratica fondata sulla mafia! Dunque occorre una nuova legge elettorale. Ed ora nel nostro spazio meteo parliamo di angeli custodi. Rischio di perdere la Casa Bianca, dice Benedetto XVI, al centro di polemiche sull'uso di droga. E non solo, la replica del Papa... Cari amici, siamo chiamati ad alimentare la violenza. La nostra preghiera al Signore possa portare sofferenza. E sentiamo il nostro direttore Augusto Minzolini. E stasera su Rai 1 appuntamento con Ti lascio con canzone. C'è Antonella Clerici, ucciso a Torino a colpi di spada giapponese. Ombre e sospetti su Giuliano Ferrara. I cittadini chiedono evasione fiscale. È tutto per questa edizione del TG1. Grazie per l'attenzione. Fanculo a tutti. Non mi serve uno strizzacervelli. Serve del legname. I nemici si stanno riproducendo a velocità allarmante.